Oggi mi presento un pannello di una maglia perché è solo una parte, non è una maglia completa, perché purtroppo ho in mente più di un progetto con questo disegno. Io cerco di farvelo vedere com'è effettivamente, però con questo disegno ho intenzione di fare vari modelli di maglie e per questo preferisco registrare questo e farvi vedere com'è, perché comunque ovviamente le maglie non saranno tutte che attillate come al manichino, però io vi voglio far vedere il disegno del pezzo che ho fatto, che ho eseguito con 100 grammi di filato. E adesso poi andrò a fare gli altri video tutorial per spiegarvi come ho intenzione di montarli tutti insieme, i vari pezzi che servono, perché comunque saranno vari tipi di maglie un po' particolari e così. E intanto volevo mostrarvi il pezzo com'è. Qui vabbè, si vede ancora il filo l'inizio del lavoro, che questo qui è il filo proprio che noi abbiamo iniziato il nostro lavoro dall'interno. Nei vari tutorial vi spiegherò come diminuire o aumentare la maglia, perché comunque per aumentare o diminuire basterà togliere qualche giro, ma sta facendo molta attenzione alla parte superiore. Io nella cartella info vi lascerò tutti i link dove potete trovarmi. Ringrazio di cuore tutti gli iscritti che mi seguono. Ciao, alla prossima! L'occorrente per il tutorial di oggi è il filato che ho comprato dalla Tessiland Amanda 5 e l'uncinetto del 2,5, che qui dice dovresti lavorarlo con gomitolo da 100 grammi, 260 metri. Eccolo, con un uncinetto dell'1,5-2 si lavora benissimo anche con l'uncinetto del 2,5. Io inizio il tutorial e poi vediamo cosa salterà fuori. Poi ovviamente ci servirà un marker, che io ho dimenticato qua da prenderlo su, e un ago per cucire i fili che ci rimangono alla fine della lavorazione. Come prima cosa io avvio una catenella chiudo e faccio 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 chiudo a cerchio entrando nella prima. Così. 1, 2, 3 maglie alte, entro nel nostro foro e faccio 1, 4, 6, 16 maglie. Ho fatto 16 maglie, vado a chiudermi 1, 2, 3 nella terza catenella dal basso con una maglia bassissima. 1, 2, 3, rientro nello stesso punto e faccio una maglia alta. Nella seconda maglia e faccio una, due maglie, nella terza faccio una e due maglie. Poche parole, devo lavorare tutto il giro facendo due maglie in ogni maglia sottostante. Però ad avere 16 maglie devo portarle a essere 32.
Ok, qui siamo già 2, 4, 6, 6, 8, 10, 31 e 32 maglie. Chiudo il cerchio nella terza catenella. Mi alzo con 1, 2, 3 maglie. Maglia successiva, una maglia alta. 1, 2, 3, 4 catenelle, salto una maglia, entro nella successiva e faccio una maglia alta. Un'altra maglia alta. 1, 2, 3, 4, salto una, entro nella successiva. Sono arrivata alla fine del giro, devo fare solo le mie 4 maglie, catenelle, 1, 2, 3, 4, chiudo il mio giro nella terza catenella dal basso. Entro nella maglia alta e faccio una maglia bassissima, entro nella prima catenella che abbiamo fatto e faccio una maglia bassissima e anche nella seconda. 1, 2, 3 e 4, perché 3 sono per la maglia alta e 1 per la separazione. Entro e faccio la mia maglia alta. 1, 2, 3, 4, foro successivo, maglia alta, catenella, maglia alta. 1, 2, 3, 4, foro successivo, maglia alta, 1, 2, 3, sì, no, scusatemi, una, rientro, ok, e devo far così per tutto il giro. Devo chiudere il mio giro, entro nella terza catenella, 1, 2, 3, e chiudo con una maglia bassissima. Ho chiuso il mio giro con una maglia bassissima, faccio le mie 3 catenelle, entro nel foro e faccio una maglia alta, una catenella, rientro nel foro, una maglia alta, sulla maglia alta, una maglia alta, una catenella, nello spazio che abbiamo qui io vado a fare una maglia bassa, una catenella e lavoro poi la maglia alta successiva. Entro nel forellino e faccio una maglia alta, una catenella, rientro, maglia alta, sulla maglia alta, una maglia alta, una catenella, nel foro, maglia bassa. Devo fare così per tutto il giro. Alla fine del giro devo fare la chiusura. Entro nella terza catenella e chiudo con una maglia bassissima. E adesso 1, 2, 3 catenelle, entro nella maglia successiva, faccio la mia maglia alta, entro nel foro, faccio la maglia alta. E così siamo a 3. Una catenella, rientro, maglia alta, maglia alta sulla maglia alta sottostante, maglia alta sulla maglia alta sottostante. Una catenella e devo fare la maglia bassa sulla maglia bassa, una catenella e vado avanti a fare la maglia alta sulla maglia alta, la seconda, e la terza la devo fare dove abbiamo fatto la catenella, una catenella, ma rientro, maglia alta, maglia alta sulla maglia alta sottostante e maglia alta sulla maglia alta sottostante, una catenella. Adesso mi cadrà il filo, dove c'è la maglia bassa noi facciamo la maglia bassa e una catenella e poi andiamo avanti a fare il nostro giro. Vado avanti, finisco il giro. Io sono alla fine del giro e chiudo con la mia maglia bassissima nella terza catenella. 1, 2, 3 catenelle, maglia alta sulla maglia alta, maglia alta sulla maglia alta e adesso una maglia alta dove facciamo la catenella.
una catenella e maglia alta sulla maglia alta sulla maglia alta. Queste parole siamo partite con una maglia, ne abbiamo fatte due, ne abbiamo fatte tre, adesso stiamo facendo la 4. Una catenella e entro e faccio una maglia bassa. Una catenella sulla maglia alta, faccio una maglia alta. Maglia alta sulla maglia alta. Maglia alta sulla maglia alta e maglia alta dove facciamo la catenella. Una catenella e rientro. Una, due, tre e quattro. E poi una catenella e rientro sulla maglia bassa e faccio la mia maglia bassa. E adesso ne ho 4. Adesso faccio, finisco questo giro da 4. E poi ne devo fare un altro che diventeranno 5. 5 da una parte, 5 dall'altra del motivo. Finisco questo e faccio quello da 5, perché poi dopo verrà la modifica. Ma per ora rimane tutto uguale, rimane uguale anche qui, che è sempre uno, una maglia bassa, una catenella. Dobbiamo solo aumentare di una maglia, che aumentiamo sempre nel nostro punto centrale. Adesso arriviamo fino a averne fatte 5 su tutto il giro e ci vediamo dopo. Ho finito il mio giro, l'ho chiuso, adesso entro nella prima maglia alta che trovo, faccio una maglia bassa e faccio le mie 3 catenelle, 1, 2 e 3, scusatemi, una maglia alta, maglia alta successiva maglia alta, maglia alta successiva maglia alta. E maglia alta dove abbiamo fatto la catenella, in questo modo, anche perché sennò in questo giro avremmo avuto comunque 6 maglie, invece a me ne servono 5. Una catenella, rientro nel mio foro, faccio la mia maglia alta sulla maglia alta sulla maglia alta. Siamo a 4 e facciamo la quinta. 1, 2 catenelle, perché abbiamo diminuito le maglie e aumentiamo le catenelle. Sulla maglia bassa, una maglia bassa. 1, 2 catenelle. Non mi viene il filo. Salto la prima maglia, entro nella seconda. 1, 2, 3, 4 e faccio la mia maglia alta nel foro dove facciamo la catenella e devo fare così per tutto il giro. Ok, allora io di motivi per ora ne ho lavorati solo 2, adesso devo fare una variazione del giro che ci sarà per tutto il giro. Fatto le 2 catenelle, entro immediatamente nella prima maglia, la lavoro, maglia alta, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. 1, 2 catenelle, rientro nel foro e faccio la mia maglia alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dove abbiamo la catenella faccio una maglia alta, sulla maglia bassa una maglia alta,
la catenella, una maglia alta. Io ho fatto 3 maglie alte qui. E adesso devo fare le altre maglie. Una, due, tre, quattro, cinque e una sei. Una, due catenelle, rientro nel foro e faccio la mia maglia alta. Una, due, tre, quattro, 5, 6, 1, 2 catenelle, dove abbiamo la maglia bassa, adesso facciamo una maglia bassa, 1, 2 catenelle e adesso devo risaltare una maglia perché devono essere 5. Allora, la variazione l'abbiamo già fatta e adesso torniamo a fare il lavoro che abbiamo fatto nei primi due per concludere il giro. Dobbiamo rifare il pezzettino che abbiamo fatto prima di questa variazione. Finisco il giro e ci vediamo dopo. Nel nuovo giro ho già diminuito di una maglia. 1, 2, 3. Maglia alta nella maglia alta. Maglia alta nella maglia alta. Sì, ho verificato che stavo facendo giusto. 3, 4 e faccio la quinta. Una catenella, rientro, maglia alta, maglia alta sulla maglia alta e siamo a 3, 4, 5, 1. 2 catenelle, stavo dicendo 2 catenelle, rientro nella maglia bassa, maglia bassa, 1, 2 catenelle, salto la prima maglia e rientro e faccio la mia maglia alta, 1, 2, 3, 4. Dove abbiamo fatto la catenella, entro e faccio la mia maglia alta, una catenella, rientro, maglia alta sulla maglia alta, 2, 3, 4, 5, 1, 2 catenelle. Questo è il pezzo che noi dobbiamo riprodurre poi tutto negli altri ventagli, cioè negli altri petali, chiamiamoli petali. Però adesso vi faccio vedere come proseguo in questa parte. 1, 2 catenelle, qui che sono nella parte che ho unito i due petali, devo partire dalla prima maglia alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 7. Anche perché questa parte da adesso in poi continuerà a aumentare di una maglia questo e di qui aumenterà una maglia, poi aumenterà una maglia. Qui un'altra maglia, ma rimarrà sempre comunque invariato per un tot di giri. Dunque adesso poi questa parte non ve la faccio più vedere. 2 catenelle, maglia alta dentro il foro, maglia alta nella prima maglia alta e lavoro tutte le mie maglie alte. Poche parole, in ogni giro questo pezzettino aumenterà di una maglia. Questo che è più grande di due maglie e questo pezzettino di una maglia ad ogni giro. Ok, ci vediamo alla fine del giro.
per andare avanti a fare i petali. Al giro nuovo, scusatemi, ho chiuso il giro, entro nella mia prima maglia alta e faccio una maglia bassa, ok, così perdo la prima, ma questa volta devo perdere anche la seconda e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, 1, 2 maglie alte, 3 maglie alte, con la catenella sono 3, entro dove abbiamo fatto la nostra catenella di separazione e faccio una maglia alta, una maglia alta, cioè una catenella di separazione, scusatemi oggi, una maglia alta e vado avanti e faccio le altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, 1, 2, 3 catenelle, entro nella maglia bassa e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2 e vado nella terza e faccio la mia maglia alta, 1, 2, 3, entro dove abbiamo fatto la catenella e faccio una maglia alta, una catenella e rientro. Una, lavoro la prima maglia alta, 2, la seconda, 3, la terza, 4, 1, 2, 3 catenelle di separazione, entro e faccio la mia maglia bassa. E questo lo devo rifare in tutti i petali e qui invece avrò una maglia in più, 2 catenelle, una maglia in più, lavoro tutte le maglie e qui aumento di una, 2 catenelle, aumento di una e poi devo ripetere questo. Io vado avanti, finisco il giro e poi ci vediamo dopo. Sono al giro nuovo, ho già diminuito di una maglia, una, poi farò le due, tre, entro nel foro, 4, una catenella, rientro, una maglia alta, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 catenelle, rientro, 1, 2, 3, ho fatto la maglia bassa, scusatemi, non l'ho detto, salto la prima, entro nella seconda maglia e faccio una maglia alta, 1, 2, 3, foro, 4. Io ho fatto la stessa cosa che ho fatto in questo motivo, l'ho rifatto qui, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, e adesso devo lavorare tutte le mie maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 catenelle, rientro e faccio una e due maglie alte nello stesso punto e poi lavoro tutte le maglie che ho.
Di qui devo rifare due maglie alte dentro dove abbiamo fatto le catenelle, 3 catenelle, rientro maglie alte e poi vado avanti a lavorare tutte queste come abbiamo fatto qui. E poi tutti gli altri petali, gli altri pezzi, così dobbiamo rifare la stessa cosa. Facciamo così per tutto il giro. Sono al giro nuovo, l'ho chiuso con una maglia bassa, entro nella maglia alta successiva e chiudo a maglia bassa. Maglia alta successiva, maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, entro nella maglia alta e faccio una maglia alta. Dove abbiamo fatto la catenella, una maglia alta, una catenella e rientro con la maglia alta. Maglia alta successiva, maglia alta successiva, maglia alta. Abbiamo portato da 4 maglie che avevamo, ne abbiamo portate 3. Adesso dobbiamo fare 1, 2, 3. 4 catenelle, entrare nella maglia bassa e fare una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, salto 1, 2, entro nella terza e faccio una maglia alta, 1, 2, rientro nel foro maglia alta, 1, rientro e faccio la stessa cosa. Sono arrivata all'angolo, ho fatto una maglia alta dentro, abbiamo fatto le 3 catenelle prima, adesso 3 catenelle, devo rientrare dove abbiamo fatto le nostre catenelle, una maglia alta, 2 e 3 maglie alte. E poi inizio a lavorare tutte le maglie già presenti. In poche parole, negli angoli adesso dobbiamo fare una maglia alta che è il nostro lato di qua, le 3 catenelle e 3 maglie alte nel foro e poi iniziare a lavorare tutte le maglie e devo fare così anche di qua. E poi dobbiamo riprodurre la nostra lavorazione sugli altri petali. Ci vediamo alla fine del giro. Sono al nuovo giro, devo chiuderlo con una maglia bassa, mi sposto nella seconda maglia. E faccio una maglia bassa, un'altra maglia e una maglia bassa. 1, 2, 3 e mi sostituisce la mia prima maglia alta, entro nel foro e faccio una maglia alta, una catenella, rientro una maglia alta, maglia sottostante, una maglia alta. Ok, scusate. Ok. 2, 3, 4, 5 catenelle, entro dove abbiamo fatto la maglia bassa e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, 1, 2 le salto, entro nella terza e faccio la mia maglia alta. Nel foro dove facciamo la catenella, una maglia alta, una catenella, rientro, maglia alta. Maglia alta sulla catenella, sulla maglia di base. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, maglia bassa, rientro e faccio la mia maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. La prima maglia alta che ho la lavoro. Una, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e una 12. 1, 2, 3 catenelle. Rientro e faccio le mie 3 maglie alte, una, due, tre, maglia alta sulla maglia alta e vado avanti a fare tutte le mie maglie alte che ho sotto, fino all'angolo che devo farne altre 3, poi 3 catenelle, una maglia alta dove ci sono le catenelle e proseguo con tutte le maglie alte. E faccio così per tutto il giro. Sono al nuovo giro,
questo per ora è il disegno che si vede, ho già tolto una maglia e lavoro 1, 2, 3 catenelle, rientro nel foro e faccio una maglia alta, una catenella, rientro, maglia alta, sulla maglia alta, una maglia alta. Anche questo giro avremo due maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, rientro, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, salto la prima maglia, entro nella seconda e faccio una maglia alta, nel foro maglia alta, una catenella, rientro, maglia alta sulla maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, maglia bassa sulla maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, carico il filo, la prima maglia alta, la lavoro, 1, 2, 11, 12 e 13, 1, 2, 3 catenelle, rientro e faccio le mie tre maglie alte, 1, 2, 3 e poi inizio a lavorare le mie maglie di base, ok? E ovviamente tutte le volte aumentiamo di 6 maglie alte per ogni giro, cioè che ne abbiamo messe 3 e 3 dall'altra parte diventano 6, anche perché comunque mi sono dimenticata di dire che queste parti ne vanno fatte 2, una davanti, una di dietro, e poi dovremo fare la modifica per le braccia, perché anche le braccia devono avere le sue maniche, infatti farò formate effettivamente da 4 pezzi. Però per le braccia voglio portare una piccola modifica. Per ora sto facendo la parte di dietro o davanti, che è indifferente. Ok. Vado avanti a lavorare tutte le mie maglie alte come si presentano. E poi quando arrivo dove ci sono le catenelle faccio le mie tre maglie alte, 3 catenelle, una maglia alta e vado avanti a lavorare le maglie. Faccio così per tutto il giro. Vado a togliere il mio marker. Perfetto. Entro nel foro e faccio una maglia bassissima. 1, 2, 3 catenelle. Rientro nel foro, maglia alta. 4, perché uno ci serve per la separazione. Rientro e faccio una maglia alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una catenella, rientro, maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, carico il filo, entro e faccio la mia maglia alta, una catenella, rientro, maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 catenelle, carico il filo, foro, rientro, entro, maglia alta, dove facevamo la maglia bassa adesso dobbiamo sempre fare una maglia alta, una catenella e una maglia alta, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette
e 8 e adesso andiamo avanti a lavorare le nostre maglie. E queste dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto per tutto il giro, per tutto il resto dei giri. Vado avanti così per tutto il giro e ci vediamo dopo. Un nuovo giro, ho già fatto le mie prime 3 catenelle entrando nel nostro foro dove facciamo una catenella. Adesso rientro, faccio una maglia alta, una, due catenelle, rientro, faccio una maglia alta, la seconda, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette catenelle, perché vado a diminuire un po', entro nel foro dove abbiamo fatto l'inizio di un ventaglietto e faccio una maglia alta, due maglie alte, sì, 1, 2 catenelle, rientro. Scusatemi dell'errore, sono 8 catenelle, non 7. Rientro nel mio foro, maglia alta, maglia alta, 1, 2 catenelle, rientro, maglia alta, rientro, maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 catenelle, entro nel mio foro e faccio le due maglie alte, una, due, 1, 2 catenelle, rientro, maglia alta e 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 catenelle e sono e rifaccio il mio motivo, diciamo il mio ventaglietto, perché ormai sto facendo un ventaglietto. 2 catenelle e 2 maglie alte, tutte lavorate nello stesso punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, carico il filo e lavoro le mie maglie alte come mi si presentano. Qui faccio sempre il mio aumento di una maglia per questo lato, le 3 catenelle e 3 maglie alte per aumentare questo lato. Ok, vado avanti così per tutto il giro. Nuovo giro, chiuso con una catenella, maglia bassa, entro nella maglia successiva, chiudo maglia bassa, entro nel foro, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, rientro, maglia alta. Rientro maglia alta e così sarebbero 3 con la catenella, 1, 2 catenelle, rientro, una maglia alta, rientro, due maglie alte, rientro, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 5 detto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entro nel mio forellino, se mi metti a fuoco, e faccio le mie 3 maglie alte, una, due, tre maglie alte, 1, 2 catenelle, rientro, una, due, tre maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 catenelle e dentro nel prossimo foro le mie 3 maglie alte. 1, 2, 3, 1, 2 e rifaccio le 3. 1, 2, 3. E vado avanti così per tutto il giro. Qui vado avanti a lavorare le mie maglie facendo il mio solito aumento e qui lavoro sempre le mie 3 maglie che ormai ho sempre fatto. Ok, e vado avanti così per tutto il giro. Il mio giro nuovo.
Ok, adesso mi devo spostare, scusatemi ma sulla voce che va in cantina, devo spostarmi dove abbiamo fatto le catenelle con, con le maglie basse, 1, 2, 3, maglie bassissime, una maglia alta, un'altra maglia alta e siamo 2 maglie alte più la catenella 3, 1, 2, rientro, maglia alta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e ripeto il mio ventaglietto, 1, 2, 3, 1, 2, rientro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 catenelle e rientro e faccio il mio ventaglietto. Se no mi scappano i fili. 1, 2, 3, 1, 2, rientro. 1, 2, 3 e vado avanti a fare le catenelle fino a dove dobbiamo, qui che poi dobbiamo iniziare a modificare. Ho fatto le mie 9 catenelle, adesso qui inizio a saltare la prima maglia, salto la prima, entro nella seconda e faccio una maglia alta. Nella terza una maglia alta, nella quarta una maglia alta, nella quinta una maglia alta chiusa a metà e prendo la sesta e chiudo a metà, in modo da iniziare comunque a togliere qualche maglia da questo lato. Così ne abbiamo tolte 2. 1, 2, 3, 4. Allora, stavo dicendo, ne ho fatte 4, carico il filo, entro, chiudo a metà, carico il filo, entro, chiudo a metà e ho diminuito di un'altra maglia. Però le ho diminuite di 2 maglie, 1, 2, 3, quarta e quinta le ho diminuite. Ok, 1, 2, 3, 4, quinta e sesta le ho diminuite. 1, 2, 3, 4 e qui comunque la devo fare, se no non mi viene il disegno. Per quello che ho diminuito qui, perché questo la devo comunque fare. 1, 2, 3 e faccio il mio aumento di 3. 1, 2, 3 e vado avanti a lavorarle, quelle che ci sono. E questo lo devo fare dall'altro lato e poi vado avanti a fare questa lavorazione per tutto il giro. E sono all'inizio del mio giro, devo fare, mi sono già spostata precisamente dove abbiamo fatto le nostre 2 catenelle con le maglie bassissime. Adesso faccio le mie prime 3 catenelle, rientro, una maglia alta, la seconda maglia alta, 1, 2 catenelle, rientro, maglia alta,
sì, ma dovrei chiuderla, ok, maglia alta, maglia alta, 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 catenelle e rientro e faccio tutte le mie lavorazioni nei ventaglietti, che li faccio tutti nello stesso modo, 2 maglie alte, 3, 2 catenelle, 1, 2 e altre 3 maglie alte, 1, 2, 3 e procedo con fare 9 catenelle fino a qui. Sono arrivata all'inizio del mio pezzo, dove devo comunque iniziare a fare le diminuzioni. Ho già fatto la mia prima maglia alta saltando la prima, faccio la seconda maglia alta, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. Ogni tanto guardo l'altro pezzo che ho già fatto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, faccio la diminuzione, una, la maglia alta chiusa a metà, la seconda maglia alta chiusa a metà e chiudo tutte e due insieme e poi lavoro le mie maglie alte, 2, 3, 4, 5 e una 6. Siamo a 6, dobbiamo rifare le nostre 3, 1, 2, 3 catenelle, rientriamo e facciamo le nostre 3 maglie alte, 1, 2, 3 e lavoriamo le nostre maglie che abbiamo già lavorato. E dall'altra parte dobbiamo fare la stessa cosa, però le 6 maglie, una diminuzione, 6 maglie e andare avanti con la lavorazione così. Il prossimo giro dobbiamo rifare i nostri ventaglietti divisi da 9 catenelle fino a qui e fare una diminuzione e poi dopo andiamo avanti insieme. Così togliamo un pezzo di lavorazione prima, perché è uguale identica a questo giro, a questa parte. Sono arrivata alla mia parte dove ho finito di fare tutti i miei primi ventaglietti con le 9 catenelle e adesso devo fare la mia solita diminuzione all'inizio del giro. Ho fatto la prima maglia alta saltando la prima, faccio la seconda, entro nella quarta, perché questa qui l'abbiamo saltata, la chiudo a metà, nella quinta entro e chiudo a metà. Adesso lavoro tutte le altre maglie normali senza fare altre diminuzioni per questo giro. In poche parole, per ora in questo giro abbiamo diminuito la maglia iniziale e una maglia qui. Adesso andiamo avanti a lavorare tutto il giro. Arrivata comunque al mio angolino, faccio la mia maglia alta. 1, 2, 3 catenelle, rientro e faccio le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 1, 3 e inizio a rilavorare tutte le maglie della riga, ok, e ci rivediamo all'inizio del prossimo giro. Da questa parte facciamo attenzione di fare la nostra diminuzione qui, però nella quarta e terza ultima maglia della riga, cioè no, questa qua dobbiamo saltarlo, scusatemi, nella quinta e quarta ultima maglia per fare la diminuzione. Stiamo attenti molto dove le facciamo, devono combaciare da tutte e due le parti. Ci vediamo al prossimo giro. E mi stavo dimenticando di dirvi cosa ho fatto in questo giro. E adesso nei nostri ventaglietti dobbiamo lavorare sempre le nostre 3 maglie,
2 e 1, 3, 1, 2, rientro, 1, 2 e 3. La variazione che abbiamo dal giro precedente è che prima facevamo 9 catenelle, adesso dobbiamo farne 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E dobbiamo sempre saltare la prima di inizio qui e andare nella seconda e fare la nostra maglia alta. Ho fatto la prima, faccio la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Entro, chiudo a metà, entro dalla successiva e chiudo a metà e faccio e poi chiudo tutto insieme. Una, due, tre, 4, 5, 1, 2, 3 catenelle e rientro, 1, 2 e 3 e vado avanti a lavorare tutte le mie maglie come si presentano e devo fare la stessa cosa dall'altra parte, 5 maglie, diminuzione, 5 maglie. E qui devo fare 10 catenelle e poi i miei ventaglietti per tutto il giro. Le maglie, le catenelle di separazione rimangono uguali anche per il giro successivo. Facendo i miei conti, a me il giro successivo dovrebbe essere sufficiente per fare la mia maglia. Okay. Ho fatto tutto il mio pezzo di ventaglietti prima di arrivare dove dobbiamo fare le nostre diminuzioni facendo sempre 10 catenelle. Salto la prima maglia, entro nella seconda e faccio una maglia alta, nella terza una maglia alta, scusatemi, nella quarta carico e chiudo a metà, nella quinta carico e chiudo a metà, in questo modo. Una, due, entro, chiudo a metà, entro, chiudo a metà, la mia maglia alta. In questo giro ho fatto, però la diminuzione all'inizio giro, ho fatto due maglie, una diminuzione, due maglie alte e una diminuzione. Rientro, faccio la mia maglia alta normale, maglia alta normale. Dove ho la catenella, la mia maglia alta normale, 1, 2, 3 catenelle, rientro e faccio le mie 3 maglie alte, 1, 2, 3 e vado avanti a lavorare tutte le mie maglie. Ok, lavoro tutte le mie maglie e ci vediamo alla fine del giro. Ok, io ho finito la mia prima parte e ho finito anche un gomitolo. In poche parole, per una parte ho usato 100 grammi di filato. Ho fatto 20, non mi ricordo più, 24-25 giri, adesso ve lo dico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 24. Io devo disfare questo giro per allacciarvi perché mi è proprio finito il filo con l'ultima catenella che dovevo fare, ma ho fatto 24 giri. E questo video è un po' particolare, questo tutorial, perché
È un progetto che è nato per fare una cosa, e nel frattempo che lo lavoravo me ne sono venute in mente altre. Infatti preferisco tagliare il tutorial con la lavorazione di questa parte e fare tutto un tutorial con questa parte. Infatti adesso guarderò come fare e poi comunque dirvi nei vari tutorial quanti pezzi serviranno di questo pannello, di questo pezzo. Uguali, con la stessa lavorazione, con lo stesso tutto. Per aumentare e diminuire per le varie taglie che vi interessano, basta guardare. Il disegno finisce comunque dove noi abbiamo fatto le due maglie alte, poi abbiamo iniziato a fare una serie di aumenti, che sono questi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Io ne ho fatti 8, ovviamente bisogna calcolare la parte superiore, perché comunque se noi dovessimo togliere 8 giri questa parte è molto piccola. Dunque dobbiamo calcolare proprio più questa parte per aumentare o diminuire le nostre taglie, però sappiamo che lo possiamo tranquillamente fare per togliendo o aumentando dal disegno. E adesso metterò in copertina il pezzo della lavorazione, perché questo pezzo, che io ovviamente non ne ho uno solo, ma ne ho già due fatti. Però comunque, avendo in mente di fare vari progetti con cui ne serve o uno solo o due, e se riesco a montare anche quello da quattro pezzi così. Per quello che preferisco fermarmi e montare il video di questa parte, in modo da lasciarle ben separate, e poi le altre fasi fare un tutorial a parte. Nel senso che se me ne serve uno, vi spiegherò come montarlo con uno solo. Se me ne servono due, vi dirò come montarlo con due parti. E così via. In modo da creare delle maglie leggermente differenti con vari pezzi di questo modello. Ok, io ringrazio davvero di cuore tutti gli iscritti al mio canale. Nell'info vi lascio i vari link di dove potete trovarmi. Ciao, alla prossima!